Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Barbara, qui su YouTube mi trovate come La Zebra e su questo canale si parla di arte. Oggi siamo qui per affrontare una delle imprese più difficili alla quale mi sia sottoposta, ovvero fare un riassunto estremo e frizzante come mio solito. Unico problema, ho deciso di farlo dell'arte greca. Chi mi segue sa che l'arte antica non è certo il mio ambito principale e soprattutto come si può umanamente riassumere un periodo storico e artistico così lungo e vario? Domande che probabilmente mi sarei dovuta porre prima di iniziare questa impresa. Ho portato a termine il mio dovere civico e cercherò con questo video di donarvi un riassunto estremo di quella che è stata l'arte greca, dalla sua alba al suo tramonto, cercando come sempre di farvela amare e di farvi capire la sua importanza per quanto mi sia possibile. Quindi vi prego, fate che questo sforzo non sia stato vano e aiutatemi con un like o con un commento per farmi capire se questo video vi sia stato utile e se comunque vi sia piaciuto. Bando alle ciance, dato che abbiamo tantissima carne al fuoco, iniziamo con la premessa più importante. Se non conoscete ancora l'arte cretese micenea, vi invito ad andarla a recuperare nel mio video dedicato a questo argomento, poiché queste due civiltà insieme a quella dei Dori sono quelle su cui la civiltà greca si è formata e sviluppata. Quindi andate subito a recuperare quel video e poi tornate qui da me. Tornando a noi, sappiamo quindi che la cultura greca nasce dall'unione di queste diverse civiltà. Non va però intesa come una fusione immediata, non è che da un giorno all'altro ci troviamo davanti alla cultura greca per come la conosciamo noi. Come nella maggior parte dei casi, soprattutto quando si parla di civiltà antiche, si tratta di un passaggio graduale che affronta anche fasi di transizione prima di arrivare al suo completo sviluppo. In particolare, dopo l'insediamento dei Dori, assistiamo a quello che viene comunemente chiamato Medioevo ellenico, una fase di decadenza in cui addirittura scompare la scrittura e arretra lo sviluppo tecnologico. Le fasi in cui suddividiamo la civiltà greca sono fondamentalmente Medioevo ellenico, età arcaica, età classica ed ellenismo, fermo restando che non tutti gli storici concordano con questa divisione. Alcuni infatti considerano il Medioevo ellenico come una fase di formazione in cui la cultura greca vera e propria non esiste ancora. È una fase di transizione tra queste civiltà e la civiltà greca, collocato tra XII secolo, ovvero dall'insediamento dei Dori, fino all'VIII secolo avanti Cristo. Dopo questa data si può iniziare a parlare di civiltà greca vera e propria. Nel Medioevo ellenico, tra le forme d'arte più degne di nota, troviamo la produzione fittile e la pittura vascolare, termini altisonanti che altro non vogliono dire che produzione di oggetti in terracotta e pittura su vasi. Nei vasi troviamo prima lo stile protogeometrico, che deriva direttamente dalle ceramiche micenee e che è semplice ed essenziale, per poi passare allo stile geometrico, caratterizzato, indovinate un po', da decorazioni con motivi geometrici come triangoli e meandri. Questi cosi si chiamano meandri. Uno degli esempi tipici di questo periodo è il vaso del Dipilon o del lamento funebre, nome che deriva dalla rappresentazione nella decorazione del vaso di una cerimonia funebre in cui veniva esposta la salma del defunto, mentre Dipilon è il posto in cui è stata trovata. A partire dall'850 a.C. si assiste a una rinascita economica della Grecia e i centri principali assumono l'aspetto di città vere e proprie, come Atene e Sparta. Questo sviluppo economico e culturale cresce ancora di più. E finalmente possiamo parlare di civiltà greca vera e propria. Come detto prima, alcuni storici tendono a definire il Medioevo ellenico come una fase di formazione. Insomma, vengono gettate le basi per arrivare alla cultura greca vera e propria. Quindi, se state vedendo questo video in preparazione ad un'interrogazione, chiedete prima al professore: lei da che parte sta? Medioevo ellenico fuori o dentro alla civiltà greca? Così siete tranquilli e non vengono a lamentarsi con la Zebra su YouTube perché diffonde false informazioni. Quindi, per chi concorda con i primi, ovvero con quelli che ritengono che il Medioevo ellenico sia solo una fase di transizione, la civiltà greca vera e propria inizia solo ora, con quella che viene definita età arcaica. In questo periodo abbiamo lo sviluppo vero e proprio delle poleis, singolare polis, ovvero le città-stato che tutti conoscerete se avete visto film come 300. Assistiamo ora a uno sviluppo culturale senza precedenti, dove l'edificio più importante diventa il tempio, che viene collocato sull'acropoli, la zona della città destinata gli edifici sacri, collocata su un'altura come una collina. La struttura del tempio, seppur con le dovute differenze, rimane fedele ad un modulo. All'esterno troviamo sempre una successione ritmica di colonne che poggia su un'architrave. No, è l'architrave che poggia sulle colonne. L'interno è costituito da una cella, detta Naos, che contiene la statua del dio e alla quale solo i sacerdoti possono accedere. Poi c'è uno spazio che precede questa cella. Se la cella si chiama Naos, questo spazio si chiama Pronao. Facile facile. Ora guardiamo il tempio frontalmente, perché gli elementi tipici del tempio non finiscono qui. Abbiamo la trabeazione, che si trova tra colonna e frontone ed è composta da architrave e fregio, e poi in alto il frontone, la parte superiore del tempio. Ma quali erano le caratteristiche che doveva seguire il tempio greco? Il
tempio all'esterno doveva avere forme chiare, definite ed un volume semplice. Non doveva essere eccessivamente imponente, a differenza degli egizi. Doveva essere possibile coglierlo con lo sguardo. Ci deve essere equilibrio tra linee verticali e orizzontali e tra pieni e vuoti. E la luce deve penetrare gradualmente all'interno, filtrata dal colonnato. Una cosa molto interessante. Spesso gli architetti greci facevano delle correzioni agli elementi del tempio, per correggerne la percezione ottica. Ad esempio, inclinavano leggermente le colonne verso l'interno perché sennò otticamente sarebbero sembrate inclinate verso l'esterno. Prima abbiamo elencato gli elementi del tempio greco, abbiamo detto che si trovano in tutti i templi, però ovviamente non è che in tutti i templi sono uguali dal punto di vista formale. Ok, detta così non si è capita. In che senso? Nel senso, ad esempio, che tutti i templi hanno le colonne e tutte le colonne sono composte da fuste capitello, ma fuste capitello possono variare. A volte presenta una base, altre volte è assente. Anche la traveazione può variare e l'elemento che cambia principalmente è il fregio. Che cos'è il fregio? È quella fascia in cui troviamo le sculture a rilievo. Nel frontone troviamo inoltre spesso sculture di grandi dimensioni e ovviamente in ogni tempio sono diverse. Le differenze che però ci interessano principalmente sono quelle che troviamo nella colonna e nel fregio. Come mai? Perché a seconda di queste differenze possiamo definire i tre ordini architettonici greci, ovvero dorico, ionico e corinzio. Il dorico è caratterizzato da forme semplici e massicce. Le colonne hanno scanalature ad angolo vivo e sono rastremate verso l'alto, che significa che verso l'alto si restringono, e sono senza base. Il capitello è estremamente semplice, formato da abaco ed echino. Il fregio è caratterizzato dall'alternarsi di due elementi, la metopa, ovvero questa formella decorata a rilievo, e il triglifo, una formella costituita da due scanalature che quindi ha tre elementi verticali sporgenti. L'ordine dorico si trova principalmente in Peloponneso ed in Magna Grecia. L'ordine ionico è più slanciato, vivace ed elegante. Tipicamente le colonne hanno le scanalature dagli angoli smussati, il capitello è costituito da due elementi curvilinei detti volute ed il fregio non ha più questi due elementi alternati ma è definito continuo perché la narrazione procede senza interruzioni. Le colonne hanno una base e lo troviamo principalmente nel Mare Egeo e in Asia Minore. Il corinzio, l'ultimo di questi tre ordini, si aggiunge solo molto più tardi. Assomiglia molto all'ordine ionico ma abbiamo un capitello diverso, formato da questi elementi vegetali, ovvero le foglie di acanto. Cosa caspiterina è questo acanto? Una pianta, niente di speciale. Ricordatevi che l'ordine corinzio arriva molto più tardi e sarà utilizzato soprattutto in età ellenistica. Anche ai romani piacerà molto e lo useranno anche loro. Altre grandi differenze tra i templi le troviamo in pianta. Vi giuro, l'ultima cosa che diciamo sui templi, poi passiamo ad altro. Vi faccio vedere un'immagine perché è più facile da mostrare che da spiegare. In sintesi, a seconda di come sono disposte le colonne lungo il perimetro e di quante ce ne sono, il tempio assume un nome diverso. Se il tempio è una struttura circolare, è detto atolos, perché ha una struttura simile ad alcune tombe della civiltà micenea. Se il tempio ha solo due colonne davanti, è detto inantis. Poi abbiamo il tempio prostilo e anfiprostilo. Nel primo caso le colonne sono solo davanti, mentre nell'anfiprostilo sono davanti e dietro. Se abbiamo una fila di colonne che circonda l'intero tempio, è detto periptero. Se questa fila di colonne è doppia, è detto diptero. Ma torniamo a noi, perché ci siamo persi a parlare dei templi e non abbiamo continuato a parlare dell'età arcaica. Oltre ai templi iniziamo a vedere delle figure di medie dimensioni che rappresentano la figura umana. In particolare abbiamo due nuove tipologie, ovvero kuroi e korai, al singolare kuros e kore. Cosa sono? I kuroi sono giovani nudi come mamma li ha fatti, con i capelli lunghi e la posa sempre uguale, molto simile a quella di alcune sculture egizie, ovvero con le braccia lungo i fianchi, i pugni chiusi e una gamba avanti all'altra. Probabilmente gli egizi sono stati i loro influencer. Le korai sono ragazze vestite con ricercatezza e solitamente hanno una mano proiettata in avanti in segno di offerta. Qual era lo scopo di queste sculture? Potevano essere realizzate come dono votivo agli dei nei santuari oppure come insegne funebri nei cimiteri. Abbiamo parlato fino ad ora solo di sculture e architettura, ma come mai i greci non dipingevano? Ma che, diverse fonti ci testimoniano l'importanza della pittura nella loro epoca. Solo che purtroppo l'opera dei grandi pittori greci è andata totalmente perduta. Ci rimangono solo piccole pitture e la decorazione sui vasi, ma delle grandi opere pittoriche non è rimasto nulla. Veniamo ora all'epoca più celebre della civiltà greca, quella a cui pensiamo immediatamente quando parliamo di greci, ovvero l'età classica. Con la fine delle guerre persiane assistiamo ad un'eccezionale fioritura del pensiero e delle arti. Vengono abbandonate il decorativismo e le convenzioni dell'età arcaica. Perché? Perché perdono il loro significato religioso e simbolico. Siamo in un momento in cui si sviluppa la filosofia, ovvero un pensiero razionale e quasi laico. Cosa comporta la voglia di razionalità? Comporta una serie di regole che portino ad uno schema universalmente valido sia in scultura ma anche in architettura, che permetta loro di raggiungere il massimo equilibrio e proporzione. Nell'arte si cerca un maggiore naturalismo, la cosiddetta mimesis o imitazione della natura, che però non è da intendersi come rappresentare le cose esattamente come sono. È una rappresentazione
ancora idealizzata. L'uomo non è rappresentato così com'è, ma come dovrebbe essere, un modello perfetto, un uomo ideale a cui l'individuo deve puntare, un modello sia estetico che morale. Ci sembra forse oggi assurdo da pensare, ma i greci avevano questa concezione. Alla bellezza esteriore corrispondeva una bellezza interiore. Il bello è anche buono, il brutto è anche cattivo, o almeno così la pensano fino alla fine dell'età classica. Scompare il cosiddetto sorriso arcaico, quel sorrisino che vedevamo nelle sculture di età arcaica, che veniva fatto probabilmente per dare un senso di profondità. E infatti questo primo momento dell'età classica viene definito stile severo. Le pose sono molto più libere e naturali e vengono stabilite queste regole e proporzioni per realizzare l'essere umano perfetto. Ricordiamoci anche l'importanza degli atleti nel mondo greco. Il modello perfetto era quindi il corpo agile degli atleti. Non solo come modello, ma come vedremo, gli atleti diventano veri e propri soggetti di questa nuova scultura. Altri due aspetti interessantissimi che dovete sapere dell'arte greca, che non vi serviranno in interrogazione ma sono sconvolgenti, quindi le dovete sapere. Uno, le sculture greche non erano bianche. Shock! In origine erano probabilmente dipinte a colori vivacissimi, come nell'immagine che vi mostro ora. Due, quando pensate alle sculture greche, pensate sicuramente a delle sculture in marmo. Ebbene, la maggior parte delle sculture greche erano in bronzo. Vedete ad esempio il discobolo di Mirone? Era in bronzo. Il doriforo di Policleto? In bronzo. E perché allora le conosciamo in marmo? Ebbene, perché queste sono copie di epoca romana. Ogni cosa a cui credete è una menzogna. In realtà c'erano anche statue greche in marmo, questo sì, assolutamente. Ma se pensiamo che quelle in marmo erano colorate e le altre erano in bronzo, che anch'esse erano policrome, beh, a cosa possiamo più credere? Artista simbolo del periodo severo è senza dubbio Mirone di Eleutere, dove troviamo una ricerca di imitazione della natura ed un'interpretazione geometrica del movimento nel suo celebre discobolo. La celebrazione perfetta dell'atleta. La piena classicità viene raggiunta ad Atene in un momento preciso, ovvero quando si trova sotto la guida di Pericle, momento estremamente favorevole dal punto di vista politico e artistico. Vediamo una produzione teatrale di altissimo livello ed una fioritura delle scienze e delle arti. L'acropoli di Atene viene inoltre ricostruita dopo 30 anni passati in rovina. Era infatti rimasta in rovina poiché i greci avevano promesso, dopo la distruzione dei persiani, di lasciarla così come monito. Si vede che hanno giudicato che 30 anni di monito erano più che sufficienti e potevano ricominciare a ricostruire tutto da capo. Tra l'altro Pericle per ricostruire tutto non ha mica usato i soldi suoi, ma ha attinto al tesoro della Lega dell'Ioattica, lasciamo perdere. Beh, di fatto cosa succede? Viene ricostruita l'Acropoli di Atene, una delle imprese edilizie più costose e ambiziose dell'epoca. Chi dirige i lavori? Il mitico Fidia, di cui abbiamo parlato in un video dedicato alle sette meraviglie del mondo antico. Vengono progettati quattro edifici, il più importante di essi è il Partenone, progettato dall'architetto Ictino. Di che cosa si occupa Fidia? Della decorazione scultorea. Ovviamente, lo specifico se non fosse chiaro, mica l'ha fatto tutto da solo, aveva un esercito di aiutanti. Ma in cosa sentiamo la presenza di Fidia? Nello stile monumentale e solenne, nella fedeltà al vero e ricerca di mimesis, nella scelta delle posture e nella resa degli abiti che aderiscono perfettamente al corpo. Questa resa viene detta panneggio bagnato. Sappiate che in arte, quando parliamo di panneggio, ci riferiamo alla rappresentazione dei tessuti. Qui viene detto bagnato perché aderisce così tanto al corpo che sembra che gli abbiano tirato una secchiata d'acqua. Di Fidia sono poi celebri le sculture Criso Elefantine, andate oggi perdute, come le Zeus di Olimpia e l'Atena Partenos, realizzate in materiali preziosissimi come oro e avorio. Criso Elefantina significa proprio quello. Beh, lo Zeus è stato considerato una delle sette meraviglie e le fonti dicono che l'Atena Partenos sia costata come 230 navi da guerra, direi che rendiamo l'idea. Altro personaggio importantissimo della Grecia classica è stato Policleto, che ha stabilito delle regole per realizzare il corpo umano perfetto e le ha raccolte in un suo manuale chiamato Il Canone. Infatti appunto parliamo di Canone di Policleto, non l'avreste mai detto, scommetto. Tra queste abbiamo un sistema numerico di proporzioni tra le parti, ad esempio la testa sta 8 volte nell'intero corpo, e la disposizione incrociata dei pesi, detta chiasmo, che conferisce alle sculture un ritmo sinuoso e fluido, oltre che dare un estremo equilibrio. Nel IV secolo a.C. Atene viene sconfitta durante la guerra del Peloponneso ed inizia quindi il declino dell'età classica. Nel 338 a.C. si passa al dominio della Macedonia e anche l'arte subisce un mutamento. Inizia una tendenza all'interiorità, all'angoscia e alla fragilità rispetto a valori collettivi. Grande scultore di questo periodo è Prassitele, che rielabora il passato in chiave nostalgica. Le sue pose sono sinuose e sensuali e sarà ammirato anche dai romani. Molto diverso è Scopas, che si allontana drasticamente dai canoni classici a favore di intensità e passionalità. Purtroppo delle opere di Scopas non sono rimaste testimonianze effettive e la Menade danzante che vedete in fotografia è una copia romana messa
messa particolarmente male. Mentre l'arte classica inseguiva la perfezione formale, l'arte iniziò a tendere all'esasperazione e alla teatralità. Dopo la morte di Alessandro Magno si entra a pieno titolo nell'età ellenistica, che ha appunto queste caratteristiche dal punto di vista artistico. L'ellenismo è quindi caratterizzato dal gusto per il teatrale e per lo scenografico, per l'esasperazione delle emozioni e delle espressioni. Da un lato però il naturalismo è ancora più ricercato e lo vediamo ad esempio nei ritratti. Non si preoccupano più di mantenere a tutti i costi la bellezza ideale, ma di rappresentare anche tratti del volto più individuali, come ad esempio i segni lasciati dalla vecchiaia. Uno degli esempi di questa corrente realistica è il pugile a riposo, dove vediamo un'immagine dell'atleta opposta a quella classica. Vediamo infatti un pugile stanco e ferito che porta sul suo corpo i segni della fatica. Un'altra corrente tipica di questo periodo è quella classicista, che idealizza l'arte del passato e influenzerà particolarmente l'arte romana. Opere celebri di questo periodo sono la Nike di Samotracia, l'Afrodite panneggiata detta anche Venere di Milo e l'altare di Zeus e Atena a Pergamo, cioè era Pergamo, attualmente si trova a Berlino. Scusate, continuo dal telefono perché mi mancavano proprio 2 minuti e mi si è scaricata la fotocamera. Quindi, per riassumere, poi giuro che abbiamo finito. Il Medioevo ellenico è una fase di formazione in cui le testimonianze artistiche più importanti sono i vasi. Età arcaica, le sculture sono ancora legate a rigide convenzioni e le pose sono statiche. Tipologie più importanti, kuroi e korai. Età classica, massimo splendore per le arti. Le sculture si liberano dalle convenzioni e viene ricercata la bellezza formale, la proporzione e l'equilibrio. Le star di questo momento sono Policleto e Fidia. Età ellenistica, l'arte si libera parzialmente dalla ricerca di bellezza ideale e anche il brutto inizia ad andare di moda. Diventano assolutamente in la rappresentazione dei sentimenti umani e la teatralità. Bene, per oggi è tutto. Se siete arrivati fino a questo momento, lasciatemi un commento con un emoji che secondo voi rappresenta l'arte greca e spiegatemi perché. Io vi invito come sempre a fare tutto quello che potete per condividere la cultura e noi ci vediamo nel prossimo artistico video. Ciao!